siamo, cioè, dopo c'è la parte completamente istruttoria in questo momento dell'artista. In due parole, per intanto direi che la cassa rappresenta un inno sempre alla natura, quindi una lingua sulla fantasia che la si ritrova sui lavori che inneggiano la bellezza della natura con questa verticalizzazione, nonché il motivo per cui è stato scelto l'altra parte di Mosla con il titolo Verso il cielo, proprio perché dalle radici della natura verso il sole, verso la fonte che è la fonte di vita, quindi la luce, il cielo. Di dare la possibilità ai produttori dell'arte, a chi segue il mio lavoro, di poterlo seguire a 360 gradi. Normalmente io in studio lavoro con il supporto della musica, ascolto ogni tipo di musica per la produzione delle opere e volevo dare la possibilità a chi è il produttore del mio lavoro di poter ascoltare anche la stessa musica che io magari ascolto durante la produzione dell'opera. Diventa la stessa opera non solo una cassa, ma un'opera da vivere come un punto luce. Qualcosa che dà sicuramente un'atmosfera diversa in un ambiente che necessariamente richiede non solo l'opera d'arte ma anche l'opera di design. Ed ecco che torniamo al discorso di prima, come l'arte può essere coniugata in design e quindi come il design può essere considerato in forma d'arte, per il quotidiano, per apprezzare in modo più semplice forme artistiche che non sono solo per collezionisti ma anche ma con questo è tutto. Ma io direi di far dire due parole anche sì. Abbiamo una testimone a una studente, la su. Temporalità dell'arte può arrivare. Ok, allora grazie. Io vorrei ancora chiudere ringraziando l'artista, bisogna chiamare il maestro Stefano Pressani e la curatrice del Critico d'Arte Serena. Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti e grazie. No, simpaticamente rispondo a tutti i maestro, quello dei quattro stracci. Comunque invitiamo tutti ad arrivare su Tenda delle Stoppie, un posto dove assolutamente è morbido camminare sul quale si sta sul punto. Ciao. Ciao, grazie.